Giovanni telegrafista e nulla più, stazioncina povera, c'erano più alberi, uccelli che persone, ma aveva il cuore urgente anche senza nessuna promozione, battendo, battendo su un tasto solo. Ellittico da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni per accorciar parole. L'ordine di puntualità, ricordo, Francesca da Alia, Francesca al Bergamo di Alia, Armando Martino, sempre di Alia, Maria Smintello e Giuseppe, non lo ricordo più, Pirrotta da Palermo, e tutti gli altri che più o meno ci si conosce. Noi stasera, anche se siamo così in pochi, in famiglia quasi, vogliamo ricordare un grande poeta che è nato in questo territorio, è nato proprio ai piedi di Rocca Busambra e che ha trovato in questa bellissima montagna la sua linfa, la sua principale fonte di ispirazione. E non a caso il suo primo libro, che per la verità diciamo è stato per lungo tempo l'unico suo libro, questo qui, Quando ero pecorario, è un libro importante nella storia della poesia nazionale, perché è un libro che è stato pubblicato nel lontano 1931 da uno dei principali editori del tempo, la casa editrice Vallecchi di Firenze. Questo, pensate che Giacomino, come si faceva chiamare, Giacomino, quando vede la luce questo libro, lui che era nato nel 1901, aveva appena 30 anni ed era un giovane che non aveva neppure completato la scuola elementare, pur avendo il padre insegnante di scuola elementare. Lui era nato a Bagheria, ma fin da bambino si era trasferito in questo paese, in questo paesino, a Godrano, proprio perché il padre faceva il maestro di scuola elementare a Godrano. E allora, per evitare di viaggiare, allora che le distanze erano un problema, si trasferirono con tutta la famiglia a Godrano. Bene, lui, pur avendo il padre maestro di scuola elementare, odiava la scuola e non finì neppure la scuola elementare. E lui da bambino si innamorò di questo bosco, che allora siamo, lui nato nel 1901, il bosco di Ficuzza non era quello che vedete oggi. Quello che vedete oggi è quanto è rimasto della devastazione che questo bosco ha subito dopo l'ultima guerra. Perché è infatti un bosco relativamente giovane. Se si esclude una parte del bosco dove si conservano ancora alberi secolari, la maggior parte delle piante del bosco di Ficuzza sono piante nuove, sono piante che non hanno più di 60 anni di vita. Il bosco invece, quando l'ha conosciuto Giacomino, era un grande bosco.
E lui era innamorato di questo bosco e di questa montagna. Non a caso la dedica principale di questo libro, che è la dedica a Rocca Busalba. Ve la voglio leggere perché è molto significativa. È breve, peraltro. Alla montagna natia, seminata di pecore, che mi ha reso poeta. Questo è il primo verso. Ce n'è un secondo che vi leggo, di cui successivamente si vergognerà, ma che per l'epoca in cui è stato scritto era un atto dovuto. E questo, tra l'altro, questo verso spiega l'oscuramento che Giardina subì nel dopoguerra. Il secondo verso dice, della dedica, a Mussolini, che ha redento la mia vulcanica Sicilia. A Marinetti, il terzo verso, a Marinetti, che mi ha lanciato nell'arte nuova. Perché a Marinetti? Perché Giacomo Giardina, che sarebbe rimasto come tanti giovani del tempo, un perfetto sconosciuto, come tanti giovani di oggi che, se non hanno la fortuna di incontrare l'editore amico o il grande scrittore, rimangono sconosciuti, la fortuna di Giacomino è stata quella di incontrare Marinetti, che lesse alcune sue poesie e rimase folgorato da queste poesie. Infatti questo volume porta la introduzione di Tommaso Marinetti, e se non ci fosse stato Marinetti, il libro non avrebbe visto la luce. E dicevo che proprio la ragione per cui si venne oscurata la figura di Giacomino nell'ultimo dopoguerra si deve anche a questa, diciamo, a questo fatto contingente, al suo essere stato vicino a un fascista, perché Marinetti è stato un fascista perfetto, no? Il manifesto, ve lo ricordate, il manifesto che si qualche volta ancora fanno studiare a scuola, che si inneggia alla guerra e così via. E col crollo del fascismo lui viene messo da parte, e tanto più che nasce il nuovo astro nella sua bagheria, Ignazio Buttitta. I due, tra l'altro, anche per ragioni di temperamento e di carattere, non si amavano, non si sono mai amati, e viene cancellato. Lui poi piomba in una depressione terribile, e attraverso una lunga fase di vera e propria afasia, in cui non scrive più nulla. Giacomino rinasce grazie a Ciccino Carbone. Se negli anni 70 non avesse incontrato Ciccino Carbone, Giardina non avrebbe ripreso a scrivere. Gli ultimi libri che sono stati pubblicati, infatti, sono in gran parte frutto di questo lavoro maieutico che Francesco Carbone riuscì a fare, ridandogli fiducia, ridandogli coraggio. E così si riprende. Io mi ricordo ancora quando nell'81 venne insieme appunto a Ciccino, a Marineo. Allora il mio centro studi, che oggi è solo un blog, allora era una vera e propria associazione culturale in paese, e nella sede di Via Profita, nell'81, una sera ha partecipato a un interessante dibattito che aveva, ricordo ancora, che aveva per tema un tema su cui ogni tanto ci capita di discutere anche in redazione a Nova Busambra. Che cos'è il territorio? Il tema dell'incontro a cui parteciparono Giacomino e Ciccino
a Marineo nell'81 era questo: che cos'è il territorio. E io ho già detto più di quello che volevo dire, e passo la parola adesso all'amico Nicola Grato, che è insieme a me redattore della TV Abusambra. Nel prossimo numero noi daremo, diciamo, alcune delle cose che verranno dette stasera saranno riprese. E passo la parola a Nicola, dopodiché vi brevemente dico come pensiamo di articolare la serata. Dopo il suo intervento un breve stacco musicale, dopodiché cominciamo questo reading di poesia, in cui cerchiamo di alternare letture diverse di Giardina con letture fatte dagli stessi poeti che hanno raccolto il nostro invito e che sono presenti stasera. Altri purtroppo che avevano dato la loro adesione non sono potuti partecipare, se mi hanno chiamato stamattina al telefono per scusarsi. E alcuni ci hanno, non potendo venire, ci hanno mandato dei versi e anche questi verranno letti. E comunque grazie davvero a tutti per aver raccolto questo invito. Do la parola a Nicola. Allora, grazie Franco. Quando abbiamo organizzato, stiamo organizzando questo incontro di oggi, non lo chiamo evento perché sapete, insomma, un po'. Siamo allergici, allergici a questa parola. Franco mi chiedeva di parlare di Giacomo Giardina in maniera non accademica. Sì. Sfondando un portone aperto, perché insomma detesto gli accademici e gli accademici. Allora io ho scritto alcune cose così che mi sono venute dalla lettura, dalla rilettura di quando ero pecoraio, quindi un po' di così, di chiamiamole suggestioni, che vengono proprio da una lettura veloce, velocissima del libro. Ho intitolato questo, che è proprio uno scritto, che quindi vi leggerò, non parlerò a braccio, tra l'altro è anche un po' offeso il braccio, ho intitolato questo scritto Giacomino, poeta, pastore. Cerri scuri e querce come cattedrali, querce e cerri affratellati dal vento, avrebbe detto Rocco, il Lucano, morto giovane, gli scoppiò il cuore. Pecore, anzi pecorelle buone e pagliai, campane di cielo, stelle che tremano abbrividendo per l'alta notte montana. E la luna poi, la luna che benedice e perdona, la luna che bagna le mani, signora dell'oscuro e degli uccelli notturni. E ancora, le lucciole dei poeti poveri e il sole, che recato da cicale sonore porta il nuovo giorno. Le schiacciate, il pane, il formaggio, l'olio, le fave accarezzate dal vento. Un canto di donna bruna, bruna lavandara, una borsa di corio e un vocabolario a tracolla. Tutt'attorno la montagna, a montagna, Rocca Abusambra. Da basso Godrano è un campicello da coltivare ogni santa mattina. Entrava così la tortora, entrava la primavera. Fili di giunco, corvi, acque boschive, quinte di rocce, una strada nel bosco, una strada ferrata e un soprabbano, finestrini spalancati sul cinematografo del bosco. Muscari, licheni, miceli bianchi, un frusciare di foglie rapido come un raggiare di luce improvviso, cinghiali, lepre, conigli. E ancora casolari, campi, ultime pallide stelle della notte, un lago giallo e ancora, ancora la luna. Al mattino Giacomino, vede il mare, la conca, la città che fa toletta allo specchio dell'alba. Giallo il mondo,
girasoli, brusi d'api, miele. Petali solari, casette dalle tegole bagnate d'oro. Fanno festa i grilli e pure le libellule, fanno festa nella casa della poesia. L'anima è antica, vola quale rondine, vibra nella notte, ala di primavera. Si veste di lucciole Giacomino, il paese godrano è lontano, e sfarfallio di deboli luci, mentre le pecore e i compagni dormono sulla busambra. Qualche campanella, il ronfare dei pastori. Si veste di lucciole Giacomino il godranese, guarda negli occhi la notte, si sente pupazzo dei campi. Un palo addindato di vecchia giacca spirtusata, cappello di paglia, fazzoletto rosso, un pupazzo spaventapasseri. Si veste di lucciole Giacomino, poeta pastore scalzo, poeta pastore errante per Busambra, Cefala Diana, Ficuzza, Mezzoiuso, Godrano, Villafrati. Giacomo il godranese e la sua luna, Giacomo il recanatese e le sue notti lunghe, anch'egli pastore, anch'egli innamorato della luna. Poi la poesia, che è terra, spiga, ginestra, rosa, la poesia che è il luogo, fa il luogo, lo nomina, lo crea. La poesia che non ha abito buono da indossare, ma è di fustagno e corio, raspa per terra, intinge nel limo dei giorni le dita, beve fino al torbido il calice di un nuovo sole. Poesia come quercia, che il poeta bacia, poesia cerchio di pecore, agnelli, cavalli, girotondo di contadini, calabroni nel mezzogiorno muto come una statua. Dalla notte al giorno, e così è il convito della vita. Odori, sapori, colore, stupore. Occorre stupirsi, lo stupore è la poesia stessa. Vendere gratuitamente le parole per i paesi, profilo da idalgo del verso, a braccetto di ciccino, della rima che sa di sarmento e mosto, di caciocavallo, di ilice abbruciato nell'inverno per il braciere, o aria delle altezze, le altezze regali di Busambra, a montagna. Al fondo di tutto, emblema e simbolo, è il paese, il borgo. Sera del qui di festa, bambini che giocano, fuochi artificiali. Si va nei paesi a festa e si ritorna col cuore d'uccello, felici come quando c'è il sole a dicembre. Cammina, Giacomino, cammina per le strade polverose, lingua secca, nudi i piedi. Cammina per i paesi, ogni tanto s'attarda a scoprire tra il folto di due gemini eucalipti la lontananza d'azzurro coccio del mare. Gira per i paesi il poeta pastore, dice ad alta voce poesie, scrive d'orizzonti in fuga, lontani, scrive e lancia parole nell'aria a volare, parole che si fanno eco commossa. Gli risponderà un giorno il sudanese Alfa Ituri, poeta anch'egli in confidenza con la lontananza, seppure con destino così diverso da Giacomino. L'alba, dice Alfa Ituri, sgretola il muro di tenebre e tu ascolta melodie di gloria. Scrive Giacomino, e i suoi versi li leggiamo in ogni nostra contrada, o farra, o cannitello, o montagnola, o frattina. Scrive di Rocca Busambra, e noi, con il volo della mente, andiamo fino all'altro monte, quello formidabile e sterminatore, trapunto d'umili ginestre. Lo vediamo, Giacomino, giocare a carte sotto un lume tenue, quieto come un uccello, direbbe un altro Rocco, lucano di Potenza. Dormire lo vediamo, giovane ventenne, in un pagliaro, e vecchio in uno scassato garage di bagheria. In mezzo il commercio con gli anni e con le stoffe, le mutande, le calze. Estranea è l'esperienza del poeta. Egli è solo, spesso scarnificato dalle parole che egli stesso riduce all'osso, fa a brani, mastica. Sembra una storia d'altri tempi, quella di Giacomino, poeta pastore, Dante ambulante dei nostri paesi, ma è la nostra attuale biografia. Che se di noi, della terra, del mare, del giorno e della notte, del mese che volta, del vino, dell'olio e del pane, la poesia non dice, allora c'è solo silenzio. Acqua amara della dimenticanza. Grazie Nicola, è molto, molto, molto belle le parole di Nicola, che è riuscito secondo me davvero a penetrare nel cuore della poesia di Giacomino. E ve ne renderete conto voi stessi quando tra poco proveremo a leggere alcuni dei suoi versi. C'è tutto quello che ha scritto Nicola, che io avevo letto prima, è davvero prezioso.
perché riesce davvero a cogliere l'anima di questa poesia. Dimenticavo prima di ringraziare, un grazie particolare lo dobbiamo ai due musicisti che hanno gratuitamente offerto la loro collaborazione. Giuseppe Vitale, chitarrista, Mino, il nostro vecchio antico amico, instancabile. E allora diamo via alle danze. Allora, cominciamo con la poesia. Cominciamo a leggere le poesie. Io direi di cominciare con la lettura di qualche poesia di Giacomo Giardina. Vuoi leggere? Comincia tu a leggere qualcosa. Comincia tu, perché io non ho preparato assolutamente nulla di Giacomo. E allora, anche per essere coerente con quanto ho detto prima, per prima vi leggo la poesia che conclude il volume, il suo principale volume, questo del 31, che si intitola appunto Rocca Busalmere. Io non sono un bravo lettore, qui ce ne sarebbero, se c'è qualcuno che vuole leggerla per me, dai bravi presentatori di venga. Allora, si è offerta la signora che mi pare di riconoscere, Maria Agrippina. Maria Agrippina è una poetessa che viene da... Tragedia. Benissimo. Maddalena. Allora, a Maria il piacere di leggere questa... Non voglio togliere niente, professore. Ma no. Ma l'ho sentita mia queste cose e so che lei è molto emozionato. Sì, sì. Per questo. Allora. Per questo mi sono permesso. No, io la ringrazio. Che figura, grazie a lei. Rocca Busalmere. Si erge, solenne, la montagna della mia poesia, che al suo centro si apre come un enorme ventaglio rameggiato di cerri scuri. È fiancheggiata da una foresta cupa dove vegetano e la scuotono bacche rosse e ginepri duri, edera, biancospino e sampuchi arrampicanti. Tutto s'allarga, ondeggia come verde mare che veniva ad allargare d'amore la vela sperduta del mio cuore. La verità continua la poesia, non è finita. Continuo io. Grazie. Rocca Busalmere, quante notti riposai al tuo piede granitico, quante notti mirai la tua veste fasciata di scintillamento, fatta dei chicupi e incipriata di luna. Ritorno, senza mirarti come una volta non posso vivere. Qui occorre sognare e ridere. L'ovile circolare, il pagliaio a cono, sotto un'ombra rettangolare, costruite dalle mie mani, esistono ancora. Legnaioli curvi sotto campane di luci, pastori erranti, zufolanti alla fremente aria a sgombra, seguono ancora le usanze degli anni. Ma i soavi anni della mia adolescenza selvaggia, vagolanti fra questa natura di pietra, e le pecore filatrici che sfilavano sotto il ponte delle mie gambe, e la raccoglitrice di ghiande, dove sono, o montagna che mi fai sempre sognare? Colate argentate d'acqua pura bagnano le mie aride labbra che si liquefanno nel torrente. Voli a lunghi giri geometrizzano il mio occhio in libertà. Oh santa povertà degli anni primi, oh dolce focolare, solo queste semplici cose sento d'amare. Sì, lontano da te non posso vivere, e mi aggrappo ai pennelli degli alberi, o Rocca Busalmere, ora viola, ambra,
ora verde, rossa, nera, azzurra, grandiosa tavolozza del mondo, dove il rotondo sole pittore compone i tesori dei suoi vivi colori. Comunque lei è più brava, però. Chi? È stata più brava. Non per nulla, io ormai ho... Valeria, leggi tu qualcuno. No, sto andando a fumare, però mi sento. Però non si interroga dal posto, la signora si è offerta. Sempre. Non interrogare dal posto, facciamo leggere questi poeti. Vabbè, allora cominciamo con la lettura degli altri, dei poeti viventi. Francesca, dai, comincia tu. Io quando dico l'incoraggiamento, cosa facciamo? Lo stacco dopo un altro sentenze come del fare? Ma io direi leggile tutte e due insieme. Francesca Albergamo viene da Alia, è presidente di un'associazione culturale molto attiva che organizza bellissime cose. Io ho avuto il piacere di partecipare qualche mese fa a una bellissima iniziativa che si è svolta proprio davanti alle grotte, a queste magnifiche grotte della Gulfa, che non avevo mai visitato e che vi consiglio di andare a vedere perché sono davvero spettacolari. E quella sera, alle porte di Alia, e quella sera proprio dentro una di queste grotte c'è stato un concerto di musica straordinario da dire. Bella Dolos è eccezionale, nel senso che ha un'acustica straordinaria e naturale, i musicisti hanno cominciato a venire e hanno cominciato a amare, e devo dire che si sono offerti a venire gratuitamente. Io sono solo contenta perché ho fatto da tramite, e però Gianni Geglia, che è venuto a suonare il suo sax con Andalo Carré, con una chitarra a 20 corde che veniva da Parigi, hanno deciso di tornare e di portare tutti i musicisti del mondo, mi hanno detto, quindi ritengo di essere fortunata solo perché il luogo, forse non siamo stati abbastanza bravi finora, dico, ma si sa che dobbiamo essere noi operatori culturali perché la politica non interviene, ma la cultura non si mangia, dicono, e invece io dico di no. Comunque, buon applauso. Ti dirò di come tormento le mie mani per intrecciare fili mentre il mio tempo si frammenta inesorabile nelle notti quando do tregua al corpo e volo fuggiasca in cieli inconsapevoli. Svuoto le sacche delle mie tele che ho imbrattato con brandelli delle mie sconfitte e raccolgo ancora frammenti del mio tempo, li ricompongo con abitudine sapiente, preziosa per tutti, prima che svaniscano nelle ombre dilatate del mio tramonto cenerino. Entono melodie perché la luna obliqua accenda armi dorate e tormenti le mie mani ancora. Depositata lentamente come polvere l'indifferenza che gela ogni soffio della vita e abitua la mente a schivare la bellezza. A passi sospesi e disillusi, pensiero solca sentieri sconnessi, fugge dalla liturgia della dissolvenza e sottovento strotola pietre di parole. Traballante la coscienza avanza sulle macerie di cemento, cerca campi di spighe barattando colpe e assoluzioni. Si va così
all'incontrario in fuga di stoppie, verso la terra di frontiera dove esule la speranza c'è l'anima che ti paglia. Tacere si deve, che di fronte all'ignoto siamo solo inutili comparse sul palco del nulla, in attesa che qualcuno ci stani dall'alibi della negazione. E giacché non ricordiamo più l'ultima alba delle visionarie convinzioni che abbiamo affidato a Icaro, dimentichi del disegno falciato di ciò che si agognava e non è stato. Meglio affondare la vanga del coraggio nella dura zolla dell'utopia dei padri, eredità tradita nella smania d'oro. Imparare ad amare campi d'attesa. Meglio risalire la corrente del fiume della dimenticanza, laddove la memoria è seppellita, per recuperare l'orgoglio dissolto come vento, per dire di noi che siamo ancora forme di coscienza collettiva e di sapienza e non orme che hanno attraversato questo tempo nell'ignavia dell'indifferenza. Un sacco musicale, eh? Maria Smintello. Maria è una poetessa poco nota, ma che io apprezzo tanto, perché ho avuto modo di leggere molti suoi versi e secondo me merita particolare attenzione. Grazie Maria per aver accolto il nostro invito. Si intitola La bellezza. Mi manca la bellezza, la vita amica, la barca attraccata e il suo dondolare stanco, l'incanto del luccichio e il naso dilatato, il respiro corto, ansimato, quello stare invaso dall'eternità, dall'antico. Comprensibile, anzi, complimenti perché in questo silenzio. Guardate che sono sempre un po' disordinato. Con calma. Sì. Non l'abbiamo. Non capisco. Non la capisco abbastanza. Sostenimino. Il panico del gentile pubblico. Ma io non voglio solo complimenti, se non vi piacciono potete... Come se non ci piace, no, però! Tranquillo, va bene. Dare quello che conta, che volete fare, poi è quello che si può fare. Certo. È umano. Sì. Questa la dedico a un mio maestro, che è Pierpaolo Pasolini. Io sono romana, si sente? Vengo proprio da Don Bosco Cinecittà, che è il quartiere dove lui ha girato un sacco di film, con Anna Magnani. E penso che oggi Pierpaolo Pasolini sarebbe stato contro il MUOS. A me il MUOS non mi piace. E l'ho scritta nel mio gergo. Quindi in romano? Sì, in romano della Roma degli anni 70-80, zona est, che non è il romanesco né il belli, no, è proprio una lingua di quartiere. Do stai, apà? Apà, dacci una mano. Qui se siamo arresi tutti. Pena ricarica di cellulare per 80 euro. Che è una ricarica di cellulare? No, via pà,
Quelle che dici tu sono le ricariche cellulari della polizia. Beh, forse il fine è lo stesso. Contenere l'energia vitale del popolo, un popolo che non c'è più. Ci si arrende alle onde e ti si sventola troppo tardi. Questa si intitola Domani e mi aiuta. Aiutati dai demoni, buoni e cattivi, si annaspa nel mare, ma ci si riesce a sopravvivere e così si racconta. Una nuova vita, si guarda stupefatti e muti, il corpo morto del passato, e si narra di noi e degli altri per urlare che c'è vita. Sì, c'è sempre vita, non ho dubbi. È l'ultima. Perché non parte l'applauso allora? È quella che fa partire l'applauso. No. E perché no? È normale. Scusi. Nino. Se lo siamo. Come possiamo dire in lite? Non siamo in lite. Terra fertile. Deposto il seme. Ora silenzio, mistero. Attesa. Che ognuno covi col fegato e col cuore la rinascita. Un nuovo aprile, un altro maggio, che ci sia passaggio e che la zolla si spacchi, che corrano presto i frutti, ma per tutti, per tutti. Allora Maria, sei pronta tu a leggere le tue? Sì, Maria. Vorrei sapere se devo leggere tutte ora o se poi dopo ci sono. Allora, l'idea, allora, se fossimo stati più numerosi, se fossero venuti tutti i poeti che avevano dato la loro adesione, ci saremmo limitati a leggere ognuno due testi. Visto che siamo pochini, penso che anche chi ne ha letto solo due potrà leggerne altre, però io direi di partire con due, così c'è uno scambio, un cambio anche di timbri di voce che... diversa da quelle attuali, perché comunque sono una tradizionalista, vengo da Mineo, provincia di Catania, quindi Luigi Capuana, Paolo Maura, noi amiamo le rime, però sono anche di protesta, di denuncia, anche un po' erotica, però io penso che la poesia debba comunque poter fare rivoluzione, cioè cambiare le genti, arrivare al popolo per dire qualcosa, per denunciare qualcosa. Per esempio questa qui ricorre domani la morte di padre Puglisi. L'ho fatta sia in italiano che in siciliano. E leggo quella in siciliano all'inizio. Dunque, si intitola Padre Puglisi, 15 settembre 1993. C'è mista da sera dato fiato uno, senza premura, ero tu sereno. Pareva che lasciata era vacante, ma mucciate c'erano due, armate fino alle denti. Padre Puglisi, una voce ti chiamò, e senza scanto a tua faccia restò. Ti girate, e scherzando ci rispugniste, me l'aspettavo. L'ultime parole, prima che a morte ti arrivava. Disonesti, vili, traditori, come si fanno chiamare sti gente senza onore?
È inutile che ripetiamo sempre una cosa. A delinquenza, se tu ci vai coggia, non si riposa. Allora s'abbigliano con un pallino, solo d'essere santo cristiano, che una vita usò solo peccato. Uno che vuole solo pace, senza delinquenza, che si batte sempre per la tolleranza, solo che l'assassine non si fermano e non si fanno lo conto, casi fisicamente tu levi da mezzo, ma in gente come Padre Pugliese, anche se muoiono, mai si scordano. Anzi, su chi che fanno cambiare la società, risvegliano le coscienze per la libertà. È inutile che ve la reciti pure in italiano, tanto abbiamo capito tutti. E allora ce n'è una che io ho fatto in occasione della giornata mondiale della poesia che si è svolta quest'anno per la prima volta e a cui hanno contribuito mandando alcune loro poesie alcuni dei poeti di tutto il mondo, quindi in tutte le lingue. E il 21 di marzo ogni anno si celebrerà la giornata della poesia. Io non lo sapevo neanche, ero venuta a conoscenza di questa cosa e ho aderito, ho mandato una mia poesia che ho fatto in siciliano, però l'ho mandata in italiano tradotta. E il 23 marzo mi è arrivata una mail di notte, sono andata a leggere, ero arrivata a trentesima. Voglio farvi partecipe di questa cosa. Auschwitz. Non abbastava che ti umiliavano, ti schifiavano, ti sputavano e come l'armale ti marchiavano. Non abbastava che sei tu femmina, ti acchiappavano, ti davano lignate, ti abusavano e a mai finire ti pestavano. Non abbastava essere peggiorite, sole, squartariate, tagliate, sperimentate e abortite. Non abbastava morire di fame, con stomaco si indurgiognava e per le ossa ti riduceva. Non abbastava morire di sete, cauca sicca, senza sputanza, che ti sentivo tu mancare, senza nudo che ti potesse aiutare. Non abbastava stare dalla diletta di legno, piena di cimici e peducchi, che non ti facevano chiudere l'occhio. Non abbastava, no, non avere più larme, non avere più pianto, niente domani e manco più santo. Non abbastava passare nel tuo forno, serragliate, abbracciate, senza capire che te mandavano all'altro mondo. Non abbasta che resto ruordo, coloruto tuo tempo e manco caputo. E non abbasta ora che domandiamo perdono per sbagli dell'uomo, perché senza coscienza, solo mala crianza, senza rispetto per Grazie Maria. E adesso è la volta di Armando Martino, che è presidente dell'Associazione Culturale Itaca, viene anche lui da Alia. Io ho avuto modo di conoscerlo. Volevo dire che l'Associazione Itaca, insieme alla nostra associazione Fabbrica della Cultura, questi progetti di cui tu hai parlato li fanno insieme, quindi Armando in perfetta sinergia e per me è un grande benissimo. Sì, sì, già questa collaborazione si notava la sera di quella di cui parlavo prima. E me ha colpito di lui soprattutto una poesia che ha recitato così, senza leggere, a memoria, che rappresentava in maniera plastica il sistema di potere clientelare mafioso che regna nei nostri paesi. No. E mi piacerebbe che lui la ricordasse stasera, quella poesia. Possiamo partire? Applauso. Abito non paese.
giorno sia in tua stessa magna, gente sconsolata, che senza travagliare un sacco di sorda va a pigliare. Si gira, si scorria in un giovanetto, e a domanda aiuta e consiglia lo potente. Cieco ci promette mare e monte, e dopo calusa concede una rente. Cieco la risce e lo fa sentire importante, e invece lo è povero e ignorante. Cieco ci dice, Piero mio, tu non ci sai fare, se vuoi rispetto all'auto la scarpe sale. E così facendo, sto politico ricco e potente, la fa sciardeare la povera gente. E il tuo fisco se ne gode, continua a governare e non fa niente. L'altra è la prima poesia in assoluto che ho scritto ed è frutto di una ricerca spirituale che non è finita, tra l'altro, però si è conclusa momentaneamente con una riflessione che è poi anche una preghiera. L'è intitolata Figlio Ingrato. Quando ogni giorno mi splende il sole, capisco quanto è grande, ma grande lo tuo amore. Ti viene tutte le cose, dal cielo, dal mare, dalla terra, che tu avevo mangiato. Ma io che sogno un grato e peccatore, ti arrivano tutte cose avvalatate, distruggio tutte cose, pure me stesso. La vita che mi dà sta mio possesso. Oh, mio Signore, quanto sogno un grato, bene a male per il mondo, ma tu Signore, che tanto mi vuoi bene, ti prego d'alleviare il mio bene. La volta di Salvina Chetta. Salvina Chetta è una relatrice di Nuova Busandra. Non sono un poeta. Salvina invece è una poetessa, anche quando scrive in prosa, è una poetessa, e l'ha dimostrato anche con questo ultimo articolo pubblicato sull'ultimo numero della rivista, che ha fatto parlare parecchio, non solo Villafranchi. Questa poesia parla di mio nonno. Ho scelto di leggerla qui a Godrano a riscattarne la memoria per l'ingiusta detenzione subita qui nel 1956. Peppino che sapeva le lune. Omino di pane cotto. Dalle pieghe della pelle di vacca bruna e vecchia ho tolto un'altra pustola stanotte. Ma era un raggio di spiga. Sorridi. Ti pende ancora l'ultimo chicco giallo di pannocchia. Voce di ricotta che sai le lune, dimmi pure a me quale sarà la nona. Oggi, come sai, sono tutte frettolose le gatte. Ho scritto queste altre due poesie per un cercatore di funghi. La dedico oggi a tutti i cercatori di funghi e a tutti i palombari. Grazie. A mio padre. Sangue rosso di bandiera che portasti. Sangue di vino e pane, padre. Di bella muscaria tra fogliame pestato d'autunno. La conosci? La conosco. Il passante distratto non la noterà. Autunno. Ad ottobre ti porterò alla lacca. Ti farò sentire l'odore di viole dei galletti. Troveremo lungo il passo il ramo dritto di un castagno. Tienilo assieme al mio braccio. Potrebbe nascondersi un boleto sotto la foglia. Ci porteremo Sara. Per vederti sorridere quando trovata la manita buona ne scorgerai lo stupore.
Brava. Salvina, non c'è bisogno, tuo padre le conosce perfettamente bene. Allora, a chi tocca adesso? Santo, dai. Non è qui presente un poeta di nome Enzo Iannacci, di cui leggerò Giovanni Telegrafista. Piri, 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 piri. Giovanni, telegrafista e nulla più. Stazioncina povera. C'erano più alberi e uccelli che persone. Aveva il cuore urgente anche senza nessuna promozione. Battendo, battendo su un tasto solo. Piri, 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 piri. Ellittico, da buon telegrafista. Tagliando fiori, preposizioni per accorciare parole, per essere più breve nella necessità, nella necessità. Conobbe alba, un'alba poco alba, neppure mattiniera, anzi moatta, che un giorno fuggì, unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande, piena, luci, gioielli, piri, 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 storia viva e urgente. Ah, inutili tanto alfabeto morse in mano a Giovanni telegrafista, cercare, cercare alba, ogni luogo provvisto telegrafo. Ah, quando l'invecchia con maestra morosa urgenza, Giovanni telegrafista è nulla più urgente. Piri, 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 piri. Per le sue mani passò mondo. Mondo che lo rese urgente, crittografico, rapido, cifrato, passò prezzo caffè, passò matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor, passarono cavallette in Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono palombari e cercatori di funghi, molte cose, ma tra l'altro passò notizia matrimonio alba con altro. Piri, 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 piri. Giovanni, telegrafista, quello al cuore urgente, e non disse parola, solo le rondini nere, senza la minima intenzione simbolica, si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alto e urgente. Piri, 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 piri. Bravissimo! Non ho mai sentito una Una vera rivelazione, eh? Anche io lo conosco da 60 anni quest'uomo, non sapevo che avesse questa abilità teatrale nel recitare. Ma tu non sei stato a Gibelli. Complimenti, complimenti. Frequento troppi teatrali. Complimenti. Questo invece è Giorgio Piovano, 1920, nato a Torino nel 1920. Ha scritto questo libro che si chiama Poema di noi. Io lo leggo soltanto un ventesimo di questo libro. È bellissimo. Questo è il poema degli uomini senza storia, che alle cerimonie fanno sempre la parte del pubblico e vengono a galla solo quando si compilano le statistiche dei cataclismi. Il poema degli uomini che non hanno mai avuto una bandiera e si sono sempre trovati accodati a quelle degli altri. Questo è un poema anonimo e materiale, fatto solo di cose usuali e di facce senza niente di speciale. Poema così povero e rozzo che per spiegarsi non ha se non le parole tutti i giorni. Tutto il campionario delle gioie e dei dolori che la vita mette in vetrina sa commuoversi solo di quelli che si possono chiamare con nome e cognome. E questo è il suo proemio, messo avanti per avvertire le schive anime nobili che qui non è aria per loro. Inoltrarsi qua dentro è come entrare in un gran casamento operaio
dove dai muri troppo sottili anche a non volere si intendono le scenate familiari e gli strilli dei bambini, e bisogna affrontare le scalette con i mattoni slabbrati, le ringhiere affumicate e i pianerottoli con il secchio delle immondizie e i ballatoi che sciorinano sui fili del bucato le più segrete e rattoppate intimità. Il poema è così lungo e ordinario e monotono come le buone ragioni della povera gente, che nessuno ha mai tempo a dargli retta, tanto tutti le sanno. Nel poema però le ragioni dei poveri si stringono anonime e aggrondate come in un nebbioso giorno feriale la moltitudine degli uomini in tuta che si incammina senza canzoni né fanfare verso il centro della città, e al passaggio la gente scantona e si sprangano porte e finestre e muoiono tutti i discorsi degli avventori al caffè che ascoltano col batticuore dietro la saracinesca calata lo scalpiccio innumerevole che cresce sui selciati ormai sgombri, mentre lontano in fondo al corso dietro i tram abbandonati affacciano il muso massiccio le autoblindo che procedono i plotoni in assetto di guerra che avanzano guardinghi coi moschetti spianati, che vuota lo stomaco allora come tutto alberi e case ti si fa ostile, amaro come tutto irride. No, non c'è tempo allora per la gloria laureata di registrare il gesto del padre di famiglia che non si sbanda, che si china a raccogliere un sasso. Nessun Dio interviene per lui, soccorrevole a dirigere il colpo mentre lacrima accecato dal gas. Così finisce il proemio del poema, mentre urlano le sirene e la gente infila i cancelli, timbra frettolosa i tesserini. Il proemio si chiude così, in fretta e furia, e appena appena riesce a infilarcisi il ritardatario che arriva trafelato con la bicicletta a mano a sentirsi dire che è in multa. E sacramenta perché pensa che all'uscita gli toccherà ancora darsi da fare a trovare dal nastro isolante per rattoppare il copertone, tanto che tenga fino a casa. Da mani di latte, i gelsomini del firmamento si sprofondano nei cerchiati abissi dei suoi occhi. Giù, fanali bleu corrono sulle vie di seta. Un getto di fontana canta tra veneri lussuriose e una mandola freme lontana. Qui forse c'è un errore di stampa. Mentre l'ombre scapigliate, sussultanti di una coppia umana, si baciano dentro un rettangolo di luce. La malata di verginità, fremente come quella, stringe il ferro gelato della ringhiera alta. La dinamite del desiderio esplode, brucia, illuminando la notte di passione. Ora gli specchi riflettono nudità spaventose. Denti mordono labbra rialze, labbra, il mondo gira. Allora, chi si offre a leggere altri testi? Se non si offre nessuno, si può fare un secondo giro. Francesca, scusa Maria, Francesca che ne ha lette solo due, e poi vieni tu. Io penso che fino alle 7:30 possiamo tirare. Sono le 7. La maggioranza sta. Eccoli, i barbari sono arrivati. Stanno lì, compatti. Non hanno ideali, solo personali ambizioni che chiamano altri valori. Per autocelebrarsi, per autoassolversi. La maggioranza sta come grani di rosario che non fanno più corona in attesa di eventi che cambino la storia. La maggioranza sta immobile, stanca, pensiero più non produce, usa quello già pronto, sottovuoto, congelato, preconfezionato, abilmente imposto attraverso scatole infernali. Luccicanti,
televisori. La maggioranza subisce in diretta, resta muta la parola. Facoltativo l'oblio annulla la memoria dei padri che hanno fatto la storia. La maggioranza si incatena da sé, complice dei barbari che stanno lì compatti della facile conquista, compiaciuti e tronfi, intoccabili, annullano il pensiero, innalzando muri di falsità. A ferro e fuoco preparano giorni senza futuro. La maggioranza sta immobile, inerme, grani di rosario che non fanno più corona. Questa la dedico a Franco. Grazie. La mia gente. So della mia gente che ha spaccato pietre per dare alla montagna un po' di dignità. E la montagna li ripagò con pane e libertà. Non si contarono le ore che li videro curvi, madidi di sudore sulle pietre ostili. Le mazze battevano come pensieri nella mente di un futuro migliore. Pensavano ai loro figli e alla mala sorte che non li avrebbe toccati. E allora la fatica divenne più leggera. Ingoiarono i soprusi, le angherie, gli affanni. Allora le catene furono solo ornamento. Non cingevano la carne, non la laceravano. Si vestivano nel silenzio di chissà. Nel buio della notte parlarono, agirono, si prepararono. So, perché mi hanno raccontato di quella notte in cui le bandiere sventolarono alte, gli uomini con le risazze piene di pane, di tumazzo e di vino rosso come la rabbia, come la rabbia. Si misero in cammino verso la speranza. So di quella mattina in cui occuparono le terre, unica certezza. Resistettero agli ignari, ai guardiani, a chi pensava di essere Dio onnipotente, di essere pane, acqua, di essere respiro. So che la mia gente, orgogliosa e fiera, continuò a spaccare le pietre della montagna, ma senza catene. Perché quella ora era la loro terra. Bastò la certezza che ai loro figli non sarebbe toccata in dono la mala sorte. Alla mia gente, a mio padre, so perché egli mi ha raccontato della montagna e della libertà. Grazie. La luna danza assieme alle stelle nel cielo d'agosto. Invita alla vita, invita all'amore. Tutto appare fuori dal tempo, illogico, irreale, ma la luna continua a danzare. Rivela strane coincidenze, nutre sogni mai sognati, dove non c'è posto per pensieri composti, dove le regole appaiono inutili orpelli, indefiniti dettagli. Danza la luna, danzano tutte le stelle, invadenti, ammiccanti, perché loro sanno. Della vita conoscono l'enigma, ne custodiscono i segreti. E allora mi lascio travolgere da quella danza d'amore, senza indugio e né timore, perché il cuore lo vuole e la mente, beh, la mente non sente ragioni. La vita ti prende per mano, senza domande né risposte. Chiedi alle stelle che già sanno. Piripiripiripirip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